sera e benvenuti anzi bentornati a come se fosse facile questa è la prima puntata del, del nuovo anno e mh, per il 2016 e il 2017 cambiamo orario e cambiamo formato quindi non più una volta al mese con delle puntate diciamo di circa un'ora ma tutte le settimane il giovedì alle 20.45 per circa un quarto d'ora 20 minuti in modo da avere sempre tempo per Parlare, approfondire il sociale riminese, ma con una cadenza più diffusa in modo da essere diciamo, più presenti durante, durante tutto il mese. Questa prima puntata la dedichiamo a ehm, parlare di una, di una bella notizia, ne abbiamo scritto proprio oggi su, su Rimini Social, ed è la storia di Mamadou Diouf, di cui tra l'altro avevamo già parlato lo scorso maggio. E, di, ehm, e della famiglia Galasso. Abbiamo qui con noi per parlarne questa sera Mario Galasso. Buonasera, buonasera a tutti. E Laura, la moglie di, di Mario. Buonasera. E Mamadou. Buonasera a tutti. Allora, Mario, cos'è successo? <ride> Ma è successo che eh, abbiamo conosciuto Mamadou eh, da molto tempo, è stata una delle prime persone che io anche per lavoro ho accolto. Un ragazzo giovane dell'età dei nostri figli, un ragazzo che si è particolarmente distinto per l'impegno e l'energia che ha, ci ha messo nei mesi di accoglienza, non si accontentava dei corsi di italiano che facevamo all'interno della struttura, è andato a fare i corsi anche libertari, i corsi pubblici, per cui in meno di un anno ha acquisito il livello B1 di italiano, ma anche la licenza di scuola media inferiore che non aveva nel suo paese. Si è affacciato un natore di atletica nel, nella struttura per chiedere se qualcuno aveva voglia di provare e Mamadou è stato uno di questi. È un carattere insomma che anche molto bello. È stato conosciuto da mia moglie e dai miei figli, quindi eh, una figura come diverse altre persone insomma, delle, che sono ospiti, che sono entrate nella nostra famiglia. E a un certo punto, prima io con Laura e poi con i figli ci siamo iniziati a chiedere: ma se Mamadou viene riconosciuto il permesso di soggiorno, perché non gli proponiamo di venire ad abitare a casa nostra? Quando il permesso di soggiorno è stato effettivamente eh, consegnato, di nuovo ci siamo rivisti come famiglia, di nuovo tutti e quattro abbiamo ribadito il nostro sì e a quel punto l'abbiamo invitato a cena a casa nostra, non era la prima volta che lui come altri venivano non sapeva che cosa l'aspettava e, e con molta emozione con un momento così gli abbiamo fatto questa proposta e poi da lì più o meno siamo partiti. Laura, ehm, di solito a chi parla di accoglienza, a chi è favorevole l'accoglienza nel dibattito pubblico ah. si risponde in modo un po' ostile, allora accoglili a casa tua, cioè prendili a casa tua, <ride> voi l'avete fatto ehm, la prima domanda che viene da chiedersi, al di là diciamo, no, dell'iter e di come è accaduto, è cioè, perché, cioè, cosa, cosa scatta? Dunque, eh, sicuramente il momento storico che stiamo vivendo ci ha interpellato, eh, così assistere quotidianamente alle immagini, alle parole, tante parole che vengono dette su, eh, sul fenomeno migratorio. Non ci poteva lasciare indifferente, perlomeno eh, dentro di noi nasceva un'esigenza di poter in qualche modo eh, poter dare un contributo a, a questa situazione. E, mh, dopodiché, è chiaro che noi non potevamo immaginare di risolvere tutta la questione perché ha radici complesse alle quali non possiamo neanche probabilmente arrivare. Però questo non poteva eh, così mh, far. Calmare la nostra coscienza eh, nel dire non posso fare niente. Invece, eh, avendo avuto anche questa eh, opportunità, perché la ritengo veramente un'opportunità, di aver potuto conoscere e quindi entrare in una relazione più personale, eh, Mamadou, eh, vedendo appunto questa, così le stesse esigenze, gli stessi sogni, le stesse speranze che hanno i nostri figli che hanno che sono coetanei, Matteo 23, Chiara o 21, chiudine. 20, e ci è sembrato che qualcosa si potesse fare. E non tutti, non tanti, ma, ma uno sì. <ride> ma tu sei arrivato in Italia, mi pare, un paio di anni fa, giusto nel sì, 2000, sì. 2014, 2014, hai fatto un lungo viaggio, sì. faticoso anche, e, e poi hai passato alcuni mesi in, in un albergo a Miramare prima di eh, arrivare eh, a casa di Mario e della sua famiglia. Mm. Come hai vissuto tu questo cambiamento? Cioè com'era com il prima, com'è stato, com stato il dopo? Com'è stato, diciamo, vivere prima in albergo e poi a casa, a casa di Mario? Oh, ok. <ride> Come io quando sono arrivato qui prima era Sicilia, poi Bologna. Poi Torre Pedrera, Torre Pedrera che siamo conosciuti con Mario Galasso. Dopo due mesi lì siamo trasferiti a Miramare. Poi, lì, che ho fatto la prima commissione che era negativa. Poi abbiamo fatto il ricorso con l'avvocato. Poi, dopo che siamo conosciuti anche la famiglia di Mario Galasso, con sua moglie e anche i figli, siamo stati conosciuti lì, qui. E poi. Quando io ho fatto la commissione, il ricorso con l'avvocato, poi il risultato era positivo, che hanno deciso di raccogliermi a casa loro. E come, come l'hai vissuta questa notizia quando ti hanno detto <ride> puoi vivere qui da noi? No, questa era molto. <ride> è una notizia che è molto importante per me. Era... È una grande sorpresa però io non lo sapevo però quando che l'ho detto che il risultato era positivo mi ha detto che ti vogliono ti vogliamo invitare a cena a casa nostra poi io sono stato ma non, non ho pensato che sarà questo un poi quando sono arrivato a casa questo giorno mi ha, quando che sono arrivato a casa boh, dopo la mamma ha detto che il babbo ha detto che chi inizia la parola, poi la mamma <ride> ha detto che io, poi hanno detto che mamma, noi, noi quattro abbiamo deciso di raccoglierti a, di, di, raccoglierti. Raccoglierti a casa qui, di, di venire a abitare con noi a casa, però io è stata una <ride> grandissima sorpresa, non l'ho mai pensata nell'anno. E come è cambiata la tua vita da quel momento? Beh, ha cambiato molte cose, però... Vivere con una famiglia che non si conoscete non è una cosa che è una cosa di... è una buonissima cosa, eh. però ha cambiato molte cose, mi hanno fatto dimenticare tante cose nella mia vita, prima come era molto difficile, adesso la mia vita ha iniziato a cambiare molte cose, però mi hanno imparato come si fanno le cose. Adesso qualche volta quando tutti vanno via io rimango da sola a casa a preparare da mangiare ogni volta. Se ho bisogno di qualcosa mi, mi, mi fanno tutti, tutte le cose che mi, mi servono. A scuola, mi hanno pagato a scuola, mi hanno fatto i biglietti per andare a scuola. Quando il tempo è brutto mi portano con la macchina a scuola. Però... Ha cambiato molte cose. Bene. Mario, di fronte, come diceva anche Laura, a un problema che è estremamente complesso, quello no, del, dell'arrivo del, dei migranti, faccio un po' l'avvocato la, del diavolo, il vostro gesto magari può essere un modo per mettere a posto la vostra coscienza ma che alla fin fine non ha un grande impatto sulla società o secondo te quello che fate voi può essere anche un, chiamiamolo un modello esportabile, i vostri amici, i vostri vicini, come, come hanno reagito, come, cosa hanno detto? Sì, la scelta che abbiamo fatto, Mamadu è a casa nostra da più di due mesi e adesso iniziamo un po' a dirlo proprio perché non volevamo correre il rischio che fosse vissuto come il gesto bello per pulirsi un po' la coscienza, ma volevamo invece che la cosa un po' iniziasse a passare in silenzio. E devo dire la sorpresa, innanzitutto per noi è un regalo enorme. L'ingresso di Mamadu a casa nostra, veramente è veramente stata eh, un'occasione di grazia piena, un'occasione di. Ci ha costretto a rivedere quella routine quotidiana, quelle tante cose che noi quotidianamente facciamo, che rendiamo per noi mai sono scontate e che invece per dovergliele spiegare siamo costretti a ridiscriverle, quindi a riappropriarcene. Detto questo, si è creata una rete silente di amici che nei, nei modi più disparati ci stanno aiutando. Chi ci ha dato dei vestiti, chi ci ha dato dei soldi, un insegnante in pensione due volte a settimana accoglie mamma due a casa sua. Per, far, per aiutarlo nello studio, perché comunque Mamadou a casa sua non aveva studiato, per cui seppure adesso sta frequentando l'alberghiero, ha comunque un gap culturale e di studio da recuperare. E allora noi possiamo, ci siamo sentiti di poterlo accogliere a casa nostra. La nostra amica insegnante che non poteva accoglierlo a casa sua. Però lo può ospitare due mattine, gli insegna un po' di italiano, fa un po' di lavori ma madù insieme a lei e mangia con loro. Altri amici ci hanno dato dei vestiti. Allora, non tutti, come diceva Laura, devono fare tutti, ma ognuno può fare qualcosa in base a quello che sono le proprie, eh, il proprio sentore, le proprie sensibilità. Lui, la cosa che ci ha interrogato molto come famiglia è il fatto che viviamo in una società in cui si parla troppo. Pensiamo assolutamente di fare. Allora, io sono sensibile per l'ambiente. Ma inizio a fare qualcosa per l'ambiente. Sono sensibile per i poveri, ma inizio a dare una mano alla mensa dei poveri. Sono sensibile con i bambini, mi interesso dove c'è un dopo scuola dove io posso dare una mano. Però l'importante è iniziare a fare perché arrivano dei doni, arrivano delle, eh, delle, delle sorprese inaspettate, ve lo possiamo garantire. Quindi, e soprattutto su questo fare, ritrovarsi come comunità e raccontarselo. È un po' quello che io dico un po', no, nel, nel, nel mio slang, no? Uspofè. Veramente possiamo cambiare, io sono convinto, ma so, siamo fermamente convinti che possiamo cambiare la nostra società dai nostri piccoli gesti quotidiani. Per noi piccolo vuol dire è, stato, è, è quello di accogliere Mamadou, perché le condizioni, il percorso che abbiamo costruito come famiglia per noi era questo. Per un altro è il piccolo è insegnare italiano, è portare un vestito, per un altro è andare a trovare una persona che è da sola a casa, per un altro è, è andare a fare la spesa o portare la spesa a qualcun altro. L'importante è smetterla di dire che fronte è un problema enorme, grandissimo. Io non posso fare niente, perché se ognuno di noi facesse pochissimo. Veramente la nostra società potrebbe subire una rivoluzione positiva e potremmo di nuovo tornare a essere una comunità che non ha paura delle persone vicine, ma che delle persone vicine si torna a bussare o a suonare perché io a casa ho finito il latte o la pasta. Laura, solo rose e fiori o qualcuno, qualche vicino <ride> si è lamentato, qualcuno ha storto un po' il naso? Ma guarda, devo dire la verità, per ora situazioni difficili non ne abbiamo incontrate. E ci può essere quel minimo di così non conosci e quindi ti, ti approcci in maniera eh, un po' distante. Però mh, noi cerchiamo comunque di coinvolgere Mamadou nelle nostre attività. È nel... chiaro che gli snaturiamo un po' la vita, eh, però significa anche un tentativo di, di condividere, di includere in quelli che sono i ritmi e, e i modi. Eh, attuali di, di vita del, del nostro territorio, delle nostre eh, realtà. Eh, no, per ora dico, non ho in mente episodi in cui ci siano state difficoltà. È ovvio, quando in una famiglia ci sono cinque persone, ognuno ha le proprie esigenze, ci si deve venire incontro, però ad esempio dal punto di vista proprio della nostra famiglia originale, di noi quattro, eh, questo... Trovarci eh, insieme verso questo obiettivo comune dell'accoglienza di Mamadou eh, ci ha proprio ricreato anche un, un, eh, una forza, uno stare insieme molto più intenso, molto più significativo e alla fine è veramente di tanta grazia. Ecco. Mamadou, una curiosità: i tuoi, i tuoi amici, mm -hmm. i ragazzi che. Diciamo, in, stavano in hotel con te, come hanno reagito alla notizia quando gliel'hai raccontato? Bo, quasi tutti sono andati via, ma ne mancano pochi. Mm. Quelli che sono le cari amici, quasi tutti sono andati via, ma che sono andati via, Siamo sentito, abbiamo, abbiamo sentito la notizia. Con, io sto vivendo con la famiglia italiana. Sono stato molto contento e mi hanno dato dei buoni consigli come posso comportare con okay. loro. Sì. Ehm, prima di eh, proseguire e chiudere, ehm, vorrei mandare un filmato preparato dalla collega giornalista Lucia Renati insieme all'operatore Mario Olivieri che è andato in onda alcune settimane fa. Su eh, Tagadà, che parla di una situazione diametralmente opposta. A Montefiore Conca, dopo l'episodio delle, delle barricate contro i profughi a Gorino, alcuni cittadini e il sindaco hanno espresso diciamo, la loro intenzione di comportarsi nello stesso modo in caso di arrivo dei profughi. Ci sono un sacco di, di extracomunitari. I per esempio sono due negri, eh, non possiamo prenderli tutti perché quelli ti vengono su continuamente. L'Africa bordella milioni e milioni di, di gente che scappa. E le barricate le fareste anche voi? Io sono d'accordo, sì. A Montefiore Conca, in provincia di Rimini, i profughi non li vogliono. 2272 anime e un centinaio di nuclei familiari stranieri, quasi tutti marocchini. Nel Riminese i profughi hanno sforato quota 800, ma solo sei comuni su 27 hanno dato la disponibilità ad ospitarli. La sindaca Valli Cipriani, tesserata Lega Nord, nei giorni scorsi non ha nascosto il suo appoggio ai cittadini di Gorino, quelli delle barricate. Come sarebbe l'Italia se tutti i sindaci facessero come lei? L'Italia sarebbe sicuramente una nazione che accoglie i veri profughi. Basta sbarchi. Dalla sua parte ci sono i suoi concittadini, non solo italiani, come Nadia che vive in una casa popolare. Suo marito è in Italia da vent'anni, lei è arrivata nel 2007, nessuno di loro lavora, hanno due figlie, una è disabile. Sto bene qui, perché il comune mi ha aiutato con la casa. Tu come vedi questa, questa situazione dei migranti? Ma mi dispiace per loro, perché fanno degli avventuri per venire qui all'Italia. E mi dispiace perché loro non sanno la situazione dell'Italia e anche l'Europa perché non c'è più né lavoro, né, niente, non c'è da fare qui, perché vengono qui? Nejua, in Italia da dieci anni è sola con una bambina di 7 anni ed è stata sfrattata. Da nove mesi non riesce più a pagare l'affitto. Anche a lei il Comune darà una casa popolare. Io ho paura troppo perché ma bimba come fa a mangiare io? La fissa da casa, la luci, l'acqua. Anche il gas adesso è tagliato perché io non pago, ho fatto solo le bombole. Ti sei pentita di essere venuta in Italia? Un ah, po'. Adesso è difficile. Eh. no per me, per tutti. Ben vengano i profughi, ma deve essere uguale per tutti. È sempre emergenza, non possiamo cogliere tutti. è Questo discorso non è questione di essere razzisti. C'è un po' paura se non sono, se non sono regolari. Ah! Mario, non possiamo accoglierli tutti, non potete prendere tutti 800 voi in casa, quindi, ma a queste domande, che comunque diciamo, diamogli un fondo di verità, no? è un'emergenza? No, non è un'emergenza perché effettivamente ormai è un, un arrivo diciamo, costante, costante. Quotidiano. E co cosa si può rispondere? Cioè a chi effettivamente con un po' di timore dice non possiamo accoglierli tutti, cosa possiamo fare se questi continuano ad arrivare? Quale sì, la innanzitutto avete fatto vedere anche nel servizio che a Montefiore ci sono già altri immigrati, quindi Montefiore sta già accogliendo degli immigrati no? rispetto a quello che sembrano le barricate e non mi sembra che a Montefiore con gli immigrati che stanno accogliendo ci sia malavita, ci siano ruberie, ci siano cose di questo genere, quindi iniziamo a sfatare un po' di queste preoccupazioni, non posso accoglierne tutti ma una famiglia la posso accogliere, 4-5 persone le posso accogliere, numeri adeguati rispetto alla popolazione e l'invito anche a cercare in rete perché sono molti paesi che inizialmente erano titubanti ma conosco operatori che devono bonariamente allontanare le persone del paese perché quotidianamente ci sono un sacco di signore che portano torte da mangiare e non sanno più dove metterle. Piccoli gruppi, quando si iniziano a conoscere le persone come Mamadou e non diventano più i profughi, quelli che ci rubano i lavoro, i clandestini, ma iniziano ad avere un nome e un in cognome, iniziano ad avere un viso familiare, riescono, si riesce ad abbattere queste preoccupazioni. Piccoli numeri con le quali poter costruire relazioni. Per cui io se nell'orto ho bisogno di fare un lavoro chiedo a queste persone se mi danno una mano nell'orto. Quindi il problema non è li accolgo tutti, ne accolgo... Un numero giusto rispetto alla mia comunità ed è, io vi posso garantire, un regalo enorme per la comunità, perché queste persone che hanno la, maggior, la stragrande maggioranza sono giovani e hanno l'età dei nostri figli o dei nostri nonni rispetto alle persone che ho visto nel, nel servizio, veramente possono portare nel paese una. Come posso dire? Proprio un, 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 un vento di aria buona, un vento di, di novità, di, eh, di cose interessanti. Per cui il chiudere le barricate penso che sia una cosa eh, veramente orribile, orribile se pensiamo a quando noi siamo andati fuori, quando noi siamo andati in America, in Australia, in Germania, come siamo stati trattati. Quindi noi che siamo stati un popolo che è andato via e che adesso. Cioè, rispetto a certe affermazioni io veramente faccio molta molta fatica, mi sembrano affermazioni che siano più destinate a parlare alla pancia della gente, a cavalcare dei luoghi comuni, piuttosto che invece creare quella bella comunità di cui dicevo prima in cui ci stiamo tutti, in cui stiamo bene tutti, perché ripeto la nostra esperienza, non tutti uno, ma per la nostra famiglia è veramente importante la sua, aver accolto in casa Mamadou. Però di solito a queste due cose si risponde… Eh, prendendo, no? vedendo anche quali sono diciamo, il tenore dei commenti, soprattutto anche sui social network, eh, ma i nostri migranti erano diversi, non prendevano 35 euro al giorno, cioè si fanno dei distinguo, secondo te hanno senso questi distinguo? Sono tutte cose strumentali, quell'economia dei 35 euro dove ricade? Non ricade sui nostri territori? Il mangiare che loro mangiano, i vestiti che si indossano, le lenzuola, gli operatori non sono tutta un'economia dei 35 tolti 2,5 euro e mezzo, che sono per le piccole spese quotidiane che hanno con il cosiddetto pocket money, ma il resto è un'economia che gira nei nostri territori. In un momento in cui mi sembra che anche di economia di lavoro non ce ne sia chissà quanto, quei 35 euro, quei 32 euro e mezzo sono anche oltretutto una ricaduta positiva. Rispetto a quel territorio i 2 euro e mezzo al giorno se hanno voglia di un dolcetto, di una sigaretta, di un, un vizio qualsiasi come hanno i nostri giovani dove li spendono? Nel bar del paese o, o, o le spendono con chissà come? Fermo restando che penso che la gente debba sapere che quelli che sono i 2 euro e mezzo che, che molti in, additano, che indicano chissà come molti di questi ragazzi, molti di questi giovani. Le prendono e le mandano nel loro paese di provenienza perché quelli che per noi sono pochi soldi, per i loro familiari sono molti soldi, per cui loro rinunciano spesso anche a quei due euro e mezzo pur di poter aiutare la propria famiglia. Mamadou, sarai uscito qualche volta con eh, Matteo e Chiara, <ride> i figli più o meno tuoi coetanei di, di, di Mario e Laura. Come, come è stato il rapporto con eh, i ragazzi italiani della tua età? Oh. A volte si usiamo insieme, a volte con Matteo o Chiara anche il babbo e la mamma si usiamo insieme, ma gli amici di Matteo e anche gli amici di Chiara sono tutti bravissimi, adesso ci conosciamo molto, siamo, abbiamo un buon rapporto con loro. Dato che al cinema sì. per la prima volta nella sua vita. Sì. <ride> e come è stato il cinema? <ride> Sta benissimo, abbiamo <ride> guardato le film insieme. <ride> e i vostri figli invece Laura cosa dicono? Ma ehm, quando abbiamo fatto loro la proposta alla quale se non avessero accettato non saremmo neanche probabilmente andati avanti nella scelta che poi abbiamo concretizzato e sicuramente sono rimasti un po' stupiti perché comunque ci rendiamo conto che è qualcosa di particolare. Ecco. Eh, però poi veramente si sono attivati anche loro personalmente, sia nell'ambito della relazione, come vi raccontava adesso Mamadou, ma anche in termini concreti. Eh, questo secondo me eh, è anche un, un altro dono che riceviamo perché nel cammino che si fa no, come genitori di educazione dei figli si, si cerca di così di portarli verso dei valori attraverso azioni concrete. In realtà è come se alcune cose che, che avevamo detto no? nel, nel percorso educativo venissero concretamente realizzate e, e vissute in questa, in questa avventura, in questa esperienza che, che stiamo vivendo. E un po' come... Eh, Un'immagine vale più di mille parole, no? quindi piuttosto che dire tante cose, poi le, le si mettono in pratica e, e se ne vede la, la realizzazione e le conseguenze positive. Per cui anche loro sanno che adesso l'economia familiare è divisa in cinque al posto che in quattro: eh, si danno da fare, sono consapevoli, ci aiutano, aiutano eh, Mamadou. Quindi se c'è bisogno di non so, appunto, studiare oppure di accompagnarlo. Molti dei giri burocratici che abbiamo fatto all'inizio dell'arrivo in famiglia, ad esempio, li hanno fatti loro, perché magari noi in orario d'ufficio non riuscivamo, in quel momento non erano rientrati all'università, quindi la scelta del medico. L'anagrafe, insomma, alcune questioni le hanno proprio affrontate loro che magari se fossero, non avessero avuto questa opportunità non sarebbero mai entrati in un ufficio pubblico e non si sarebbero resi neanche consapevoli di che cosa, cosa significa avere, certo. crescere e avere anche delle responsabilità in questa società. Mamadou, co come vedi il tuo futuro? <ride> <ride> di corso, La mia future... adesso non ho idea, però sto facendo le cose che mi può aiutare nel mio futuro, come il caso di studio anche lo sport. Lo costruisci il tuo futuro, giorno sì, per sì. giorno. Sì. Un'altra cosa ti volevo chiedere: se tu potessi parlare ai tuoi coetanei, ai tuoi amici del Senegal, eh, gli consiglieresti di venire in Italia o no? di fare il tuo viaggio, di fare l'esperienza che hai fatto tu anche con i pericoli, le cose belle ma anche i pericoli oppure no? Dopo la difficoltà che ho avuto sulla strada per venire, per arrivare qui in Italia era molto difficile, in questo momento io non posso dire a nessuno di venire qui, però era, è un viaggio molto difficile, un grandissimo rischio di arrivare fino qui in Italia, però ognuno ha la sua fortuna però non posso dire a nessuno di non venire e venire. Mamadou, noi ti facciamo mm. tantissimi auguri per, per il futuro, Grazie. ringraziamo Mario, Mamadou e Laura di essere stati qui con noi, speriamo di ehm, avervi detto delle belle cose in questi, in questi 20 minuti, di aver gettato un po' di luce su un argomento che spesso viene trattato in modo un po', un po troppo veloce e noi ci sentiamo la prossima settimana. Grazie e buonasera.